Doppia tappa in Irpinia per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, prima a Solofra per l'inaugurazione dell'ex Landolfi, poi al Moscati di Avellino, dove il governatore ha tagliato il nastro del nuovo blocco parto, un'ala realizzata nell'unità operativa di ostetricia e ginecologia. Nello specifico si tratta di spazi destinati alle partorienti che potranno vivere tutte le fasi legate alla nascita dei loro figli in un ambiente intimo, accogliente e curato in ogni dettaglio. È un intervento davvero straordinario, all'avanguardia nella regione Campania, che abbiamo 1200 parti l'anno, abbiamo risultati dal punto di vista medico straordinari, solo l'8% di parti cesarei per le primipare, credo che sia un primato a livello regionale. Inauguriamo 5 sale parto bellissime, ma tutto il reparto materno-infantile è all'avanguardia sul piano regionale. Possiamo aggiungere anche che le attività relative alla procreazione medicalmente assistita portano questo ospedale all'avanguardia nella regione Campania e aiutano tante giovani coppie a poter avere bambini. Abbiamo inaugurato anche l'ospedale di Solofra, si completa anche con i piani superiori fra 2 mesi. Abbiamo spostato lì ambulatori importanti con tecnologie completamente rinnovate, di risonanza magnetica, di TAC. Veramente una bella giornata per la sanità irpina e per la sanità campana. Sullo stato di salute della sanità in Regione Campania, in fondo a tutte le classifiche, il governatore snocciola dati, accusa il governo e poi parla anche del terzo mandato. Questa ostilità del governo nazionale nei confronti della Campania, ci sono anche motivazioni politiche nei confronti di De Luca, secondo lei? Non lo so, De Luca vive lo stesso. Quando si fanno azioni, come dire, ricattatorie a livello di governo, il danno è per i cittadini, non per De Luca, per le amministrazioni comunali. Noi siamo in battaglia contro il ministro della coesione Fitto perché da 1 anno e mezzo sono bloccati i fondi sviluppo e coesione. È una vergogna nazionale. In questo momento hanno firmato come governo italiano i patti di coesione con tutte le regioni del nord, con nessuna regione del sud. Questa è un'offesa al sud, non alla Campania. La Campania combatte. Ovviamente, se non combatte la Campania, il sud è morto. Il titolo Tajani ieri ha detto che Tajani ha dei dubbi sul terzo mandato e che persino in America c'è il limite di due. Noi abbiamo una posizione diversa, diciamo che la democrazia significa innanzitutto far decidere ai cittadini da chi essere governati. Non dai burocrati che vivono a Roma e vivono tranquilli. Sono i cittadini che devono decidere se sostenere una classe dirigente o mandarla a casa. Per quello che mi riguarda, si può andare a casa anche dopo un solo mandato, non 3 mandati. Se qualcuno dimostra di essere incapace di governare, deve andarsene a casa. Ma se devi realizzare un programma con 10 nuovi ospedali nuovi, no, un piano paesaggistico per il quale perdiamo 7 anni solo per i pareri del Ministero dei Beni Culturali. Rinnovare tutto il parco dei mezzi di trasporto pubblici su gomma e su ferro. Ci vuole il tempo che ci vuole. Un reparto completamente nuovo realizzato nell'unità operativa di ostetricia e ginecologia. 5 sale dedicate al travaglio, al parto e al postpartum. Ogni donna avrà una stanza riservata per l'intera durata dell'evento nascita. Il reparto, inaugurato al Moscati, è dotato anche di una sala risveglio, una control room per il personale infermieristico e di una tisaneria a servizio delle pazienti. Soddisfatto il direttore generale Renato Pizzuti. È un blocco parto con delle sale travaglio e sale parto contemporaneamente, con la possibilità di assistere il neonato che dovesse avere qualche problema, cioè un'isola neonatale in ogni stanza. Sono 5 sale parto e abbiamo curato particolarmente l'aspetto, diciamo, di umanizzazione. Difatti avete visto come sono allestite, si è dato molta molta attenzione proprio al momento importante della nascita del bambino e quindi un momento importante anche per la mamma che partorisce, appunto, è un momento particolare, un momento unico nella vita. E speriamo, appunto, che questo nostro sforzo sia apprezzato, siamo sicuri che sarà apprezzato da tutte le utenti dell'ospedale Moscati, che anche da un punto di vista della
assistenza a dei numeri di tutto rispetto. Facciamo 1200 parti l'anno, abbiamo dei tassi di cesareo i più bassi della Campania, quindi siamo da questo punto di vista sicuramente un'eccellenza della sanità campana e forse non solo campana.